Si continuano a fare progressi, fondi dell'alleanza che sono sempre ottimi. Ed ora non so quanto ci rimanga, ma abbiamo un bel po' di cose da fare sulla cittadella. E forse è lì che dovremmo iniziare a dirigerci. Ma prima di andare sulla cittadella, mi è stato riferito che di nuovo l'ingegnere Adams voleva parlarci, quindi sentiamo cosa ha da dire. Gabby, sei stata tu a riparare il dispositivo mobile di Ida dopo l'ultima missione? Le serviva solo un altro paio di mani. Sono un ingegnere, ricordi? Un altro paio di mani? C'erano anche oli e lubrificanti. Oh, Qualcuno ansimava? Dio! Dei tuoi sogni, Kenneth. Se solo la mia immaginazione fosse così forte. Diavolo! Comandante, ci sono buone notizie sull'installazione della condotta termica. È Ok. andato tutto bene. Meglio di quanto pensassimo. Non l'avevamo già Io l'avevo detto? detto. E non è finita. Mentre ci interfacciavamo con i condensatori di Eso, la nostra signorina Già ne Venus ha avuto abbiamo un'intuizione. parlato. Adesso non esageriamo. Lei e Donnelly hanno pensato a dei miglioramenti teorici del progetto del condensatore. Io e Ida abbiamo analizzato il tutto documentando le conclusioni. Il nostro nucleo è troppo compatto per essere modificato, ma forse potremmo aiutare gli ingegneri del crucibolo. Potrei trasmettere loro i dati. Sì, procedi pure. Agli ordini. già Siete l'avevamo stati in gamba. detto tutto, ma non c'era apparso questo. Forse era questo il punto fondamentale. Ok, quindi ora abbiamo concluso questa cosa, quindi si era buggato precedentemente. Molto interessante. Allora, un nome ancora? Omega. La situazione su Omega si sta normalizzando, i Talon sono diventati il nuovo corpo di sicurezza della stazione, il loro capo ha parlato di onorare la memoria della Kandros, lodevole da parte loro, ma temo sappiano esprimersi soltanto con le armi. Ti auguro buona fortuna e sappi che nella galassia c'è almeno un Batarian che non vuole ucciderti, Bray. Grazie, Bray. Mai perdere la speranza, da Urdrot Bakara, cioè Eva. Comandante, le scrivo dalla valle di Kelfic su Tuchanka, ora vorrei averla qui con me, a osservare i Krogan in arrivo ad ogni angolo del pianeta. Una moltitudine impressionante, hanno saputo le ultime notizie, finalmente siamo liberi. L'epoca della sofferenza è finita, i Krogan non dovranno più temere di riprodursi. Il dolore e le angosce del parto sono cosa passata. Non so quale sarà il destino della mia gente, ma le assicuro che onoreremo la sua decisione di credere in noi. Non combatteremo contro i razziatori soltanto per la gloria, combatteremo per il futuro che ci attende dopo la vittoria. Ho già deciso che dedicherò la mia vita alla diffusione di un messaggio che i Krogan non sentivano da quasi 2 millenni. Mai perdere la speranza. Devo tutto a lei, comandante. Non lo dimenticherò mai. Questo è molto toccante, signori. Molto toccante, sono felice che le cose stiano andando così. Molto felice. Comandante? Ok. Allora. Cittadella. Direi che questo sia davvero il momento di andare sulla cittadella. Potremmo anche pensare di iniziare un discorso accessorio. Vediamo, ci devo riflettere. Prima voglio fare un giro e vedere di parlare con chiunque ci fosse da parlare. Ma potremmo anche fare altro in caso non ci fossero altre missioni. Non voglio subito andare alla priorità. Allora. Qualcosa di nuovo qui? Non credo. L'ammasso di Ninma l'ho esplorato, signori, ma non c'era assolutamente nulla, o almeno nulla che io abbia trovato, il che è molto molto brutto. Meno per me. Ecco, il dottor Bryson potrebbe essere una nostra opzione. Potrebbe. Ok, nient'altro qui. E in caso da Dr. Bryson ci andremo con Liara. Questa è l'idea. Ma attracchiamo per ora al porto dell'Alleanza, senza farci portare in nessun punto particolare, e facciamoci un bel giro. Comando dell'Alleanza, qui è la SSV Normandy. Possiamo atterrare? No?
Comando dell'Alleanza, qui era Normandy. Siamo diretti all'Hangar 1-4, agglomerato Zakera. Possiamo atterrare? Oh diavolo! Questo non era nei piani. Che diavolo succede là sotto? Anche se si trattasse di un malfunzionamento della stazione, avrebbero dei backup. Ho un brutto presentimento. Controllo i canali d'emergenza. Ehi! Sì, qui è Joker. Aspetta, cosa? Comandante, una comunicazione Tain. Da parte di Tain. Dice che è importante. Lui era all'Huerta Memorial Hospital. Shepard, la cittadella è sotto attacco. Ci sono truppe di Cerberus ovunque e hanno il controllo dei moli. Sei al sicuro? No, ho dovuto evitare il loro comando nell'ospedale. Sono in un negozio del Presidium. Ashley ce l'ha fatta. Ci siamo divisi. Ha detto che doveva proteggere il consiglio. Sto andando al quartier generale dell'SSG. Perché proprio lì? È compromesso e la resistenza dell'SSG dipende da quello. Finché Cerberus avrà il quartier generale, la stazione sarà sua. Molto male, ok. D'accordo. Joker, portaci lontano dai moli e vicino alla base dell'SSC. Scenderemo con la navetta. Sì, signore, comandante. Le cose non vanno particolarmente bene. Allora, con chi andare? Liara voglio portarla il più spesso possibile, quindi selezioniamola. Mandiamo con James, che lui è un bel po' che non lo vediamo. Accettiamo. Allora, noi per ora stiamo bene, abbiamo comunque, come stavamo dicendo, un più 37% per ora. Quindi non è che stiamo particolarmente bene, ma sicuramente non stiamo male. James, tu oltre allo scimitar potresti usare il lanciadar di Graal, nuovo, molto più pesante. Con due armi pesanti inizia a essere difficile, ma non è come il Claymore, quantomeno. E magari ti cambiamo... allora, ti cambieremo qualcos'altro. Qui... contro i pistaggi corazzati, che è bene, ho detto, perché questa riduzione del danno è solamente dopo che oltrepassi una barriera. Danno in mischia potrebbe essere buono, ma aumentare i danni in generale, aumenta la precisione, danno in mischia, questo aumenta il peso davvero tanto. Incrementa il danno del 20% e aumenta il peso. A quel punto è indifferente quanto lo aumenta. Penso che se vai al massimo, quello è il massimo punto. Almeno così credo. Anzi, facciamo un test. Così, Ah, no, non possiamo vederlo su di lui. Aspetta un attimo. Indietro. Se dovessimo andare... questo è già al massimo di peso, giusto? Sì. Se invece di avere... aspetta, quanto stavamo? Più 37. Ok, questo è importante. Conferma. No! Anche se qui è massimo, qui cambia. Ok, no, questo il trucchino che pensavo di utilizzare in realtà non è applicabile. Quindi no, essere già al massimo non ci cambia nulla. Quindi 20% di danno e consente colpi di perforare oggetti spessi? 20%, mentre normalmente il danno è del 15% qui. Oppure semplicemente perforante senza incrementare danni. Incrementare qui il 15% del danno è già moltissimo. Il danno in mischia qui diventa davvero alto. Il che potrebbe essere buono avere qualcuno che si occupi delle persone in mischia. Però se dobbiamo renderlo così... Non è facile, sapete? Perché tutti quelli che hanno alto danno hanno un altissimo peso. Lasciamolo così. E lasciamolo tra l'altro di fucile a pompa il più possibile. Però qui dobbiamo cambiare qualcosa. Il più leggero sei tu. Rimaniamo con l'Avenger per ora. E ti ho poco danno però, Aumentiamo il più possibile il danno, ma... questo quanto danno avrebbe fatto?
Aumentava, oltre ad aumentare il peso, no, ma... Qui perfora... Torniamo un po' basic, però voglio utilizzarlo più che altro per il fucile di precisione. Di precisione, buonanotte, fucile a pompa. Anzi, potrebbe anche valere la pena... Sapete cosa vi dico? Una sola arma, ma molto pesante. E a questo punto con una sola arma potremmo anche andare qua. Aumentiamo di moltissimo il peso, ma una sola arma. L'idea è buona, ma a questo punto conviene andare con la Jagdardi piuttosto che con il Claymore. La attenzione, il lanciadardi è parecchio più veloce, cioè, ovvio, siamo sempre a livelli molto bassi, ma rispetto al Claymore è a molto più... No, ok, no, no, va bene così. Una sola arma. Proviamo. Proviamo. Devi equipaggiare almeno due armi. Ci hanno fregato. Ci hanno fregato, va bene. Speriamo che non sia troppo lento così. Meno di così non si poteva. Ok. E qui dovremmo stare a posto più o meno. Qui possiamo andare avanti. James, ha un bel po' di punti. Andiamo avanti su fortificazione. Danni subiti. Incrementa il danno in mischia. Danno in mischia, abbiamo un'arma che già gli fa fare moltissimo danno. Però il 5% dei danni subiti è bello tancoso, eh. Velocità di ricarica degli scudi. Incrementa il danno della forza quando fortificazione è attiva. Riduce del 30% la penalità per la velocità dei poteri. Riduce i danni subiti. Se lo vogliamo tancoso che faccia danno, però direi... Comunque facciamogli fare più danni in mischia. Il danno dei poteri e la forza. E riduciamo danno. Ridurre del 30% la penalità per la velocità dei poteri non è male, perché adesso è la lenta del 50%. Però no, lo preferisco più tancoso. Lo voglio proprio tancosissimo. 7 punti rimangono. E andiamo sulle munizioni per quanto ti riguarda. E basta così. Siamo 2 punti. Potremmo darlo comunque a granata esplosiva? Sì. Ok, conferma. Bel colpo. Il lancio della macchina. Nuove strategie belliche. Ora è il nostro turno, ragazzi. E quindi immagino che non fosse possibile visitare la cittadella in un altro modo, eh? D'accordo, dovremmo prima liberarla. Cerchiamo riparo. E allora liberiamola davvero. Quello lì subito un ingegnere. Gli ingegneri sono sempre tra i primi che voglio eliminare. Alla sinistra non dovrebbe avere nessuno, giusto? No! Quello era un colpo abbastanza violento. Centrale abbiamo una torretta. Attiviamo le munizioni. Perfetto. In molti dicevano che il surriscaldamento delle armi è un'ottima tecnica contro le torrette. Vero, verissimo, ma... Esistono strategie diverse. Come essere uno sniper che sta esattamente al centro di tutto. E comunque... devasta il nemico. Già. Ora... Ci sono svariate perdite fra i nostri, ma era da aspettarselo, credo. Munizioni, ottimo. Ne abbiamo anche altre sparse in giro. Poi, niente. Ragazzi, è rimasto solamente un ammasso di carne. C'è Bailey! Un attimo, adesso ci andiamo subito da Bailey. Voglio capire...
ci stiamo perdendo qualcosa. E lo so che le priorità dovrebbero essere altre. Ma in questi posti temo non ci si possa tornare più. Quindi datemi giusto un attimo per guardarmi intorno. Ok. Ferito. Ci sono. Shepard, ho visto Cerberus attaccarti. Temevo fossi spacciato. Solo? Non hai visto che altro faccio in genere, allora? Mi faccio sparare cercando di riprendere il quartier generale. Cerberus l'ha conquistato. Dobbiamo cacciarli da lì. Senza la rete l'SSC sta andando alla cieca. È così dappertutto. I consiglieri sono ancora vivi. Ci asce lì con loro, divisi. No? Accedendo a un terminale all'interno potrò saperne di più. Può farci entrare? Divisi. Mi occuperò della porta, se nessuno mi interrompe un'altra volta con un proiettile. Tutti con le pistole ci hanno messo, ok. Beh, almeno io e Liara effettivamente le usiamo le pistole. Ci siamo, accesso alla rete dell'SSC. Grazie, Cerberus. Proprio grazie. Cerberus controlla i canali principali, ma posso aprirne uno nuovo. Altrimenti i nostri uomini non avranno speranza. E allora fallo, Bailey. Ma guarda. Che ha scoperto? Un ammonimento dal consigliere Shil. Doveva incontrare l'esecutore. L'esecutore? Questa mossa potrebbe provocare ritorsioni. Direi che è un eufemismo. Se è lì dentro è nei guai. Perché il consigliere dovrebbe incontrare l'esecutore? Tra l'altro dobbiamo vederla noi. Significa che un pesce grosso sarà perseguito. Immagino che qualcuno avesse degli amici in Cerberus. Il consigliere avrà le idee più chiare, per quel che può servire. Consigliere è meglio di niente. Dove devo andare? L'ufficio dell'esecutore è difendibile. Forse si è rintanata quando sono iniziati gli scontri. Ci dovrà spiegare un po' di cose. Un secondo. Ecco, ora comunichiamo col factotum. Vai. Bene. Bene. Payne, hai sentito? Sì, mi sto avvicinando all'edificio, ma è difficile correre. Cercherò di raggiungerti. Non ti affaticare troppo, Payne. Sono molto in ansia per il tuo stato di salute, ad essere del tutto onesto. Ok, quindi qui nient'altro. E là! Salve ragazzi. Controlliamo anche in alto. Siamo riusciti a bucare un vetro più lo scudo e comunque ucciderlo. Già. Problema torrette risolto. Qui sopra non pare ci sia nessuno. Almeno per adesso. Benvenuti. Dovreste cambiarli questi messaggi. Rischiano di essere un pizzico ridicoli. Ragazzi, qualcuno di voi alla fine doveva riuscire ad atterrare. Mi rendo conto che altrimenti sarebbe stato davvero ridicolo, ma truppe nella lobby. Cambia poco. Cadavere. Questo è morto per un colpo alla nuca. C'era un infiltrato. Come su Marte. A Cerberus piacciono gli infiltrati. E vai a dare torto, visto che pare funzioni. Perché noi non abbiamo qualche infiltrato in Cerberus? Questa è la domanda che adesso mi pongo. Non abbiamo dei servizi segreti o qualcos'altro? Qualche truppa speciale assegnata anche a questi tipi di incarichi? E io bypasso, tranquilla, della mia sicurezza mi occuperò io. C'era qualcuna... Non ti ho ucciso sul colpo? Come mai? Come mai? Qualcuno a destra? Questo alla spalla... Mio errore.
E sì, non sto più spammando le singolarità di Liara. Rendevano il tutto davvero troppo facile. Sto anche ipotizzando se alzare o meno la difficoltà. Ormai ho reso Shepard talmente tanto... Passa montagna, ok. Talmente tanto forte che non so più cosa sia giusto fare. Questo in teoria, signori, è difficoltà normale che all'atto pratico, come sono stato informato, in realtà vuol dire che è leggermente più difficile del normale. Interessante, che roba è? È un nuovo fucile d'assalto? Non ne troviamo comunque più di leggeri, non è un'opzione avere qualcosa di leggero. Ok, no, non penso che nessuno di noi al momento sia particolarmente interessato. Sarebbero tutti da provare, potrei andare al... Dovrei andare, in realtà, al poligono di tiro per gli spettri. Hanno rastrellato stanza per stanza, eh? Già. E un bel po' di soldi, attenzione. Nient'altro? No, non credo. Le tute Volus sono pressurizzate. Sì, immagino che ci siano stati errori per cui per vederli in faccia gli hanno fatto depressurizzare tutte e qualcuno è morto. Spero non fossero stati così stupidi. Ma sappiamo che la stupidità, signori... Ora stai zitto però. La stupidità ha sempre spazio. E abbiamo una stazione di modificarmi. Interessante ma non adesso. A meno che non ci sia una mod molto interessante qui. Canna estesa. Ok, ci aumenta ancora il danno. Non penso sia a livello di quello che stiamo utilizzando adesso. Però fatemi vedere. Allora, noi al momento abbiamo... aumenta il danno del 10% e qui aumenta del 17,50%, ma buchiamo tante cose. Qui è del 22,50%. No, la differenza non è giustificabile da non utilizzare questo per bypassare le difese del nemico ancora di più. Ok. Confermo. Grazie, molto gentile da parte vostra. Accordarci l'accesso. Trovato qualche superstite? No. Ancora nessuno. Maledizione, continuate a cercare. E tu perché mi cambi e torni qua? Sì. Meglio. Visto che ci stai. Ok. Molto meglio, visto che ti ho dato un fucile inutile. Ok, i danni li sto facendo tutti io. Dottoressa, sono state prese con la forza. Molto corretto, James. Le loro vite sono state prese con la forza. Ci sono cose che voglio prendere qua dentro. Come facciamo a ottenere l'accesso? Buoni tutti. Possiamo violare qualche computer? Modifica perforante per pistola. Registro personale Armando Owen Bailey. Voce 1, avvisare Erk che se non compilerà meglio i suoi rapporti gli farò attraversare la cittadella a son di calci. Spostare l'incontro con l'analista doganale sulla differenza nella massa di carico dello scorso anno, stavolta non la passerà liscia. Sembra che degli elementi indesiderati stiano penetrando nella stazione in modo illecito, ricalibrare i nuovi sistemi biometrici. Acchiappare Erk e fagli attraversare la cittadella a son di calci. È di parola. M25 Hornet. È una nuova mitagliatrice. Attenzione. Molto più pesante delle altre sempre. No, a parte così toglierei la pistola in caso, ma... Per ora no. Non ci interessa. Per ora no. Possiamo sbloccare qualcosa noi? Un nuovo casco, abbiamo due nuovi visori da controllare. Ma per caso qui adesso è stato riaperto? Accesso negato. No. Questo non mi sta affatto bene.
Ovviamente no. Oppure di starmi perdendo qualcosa. Cosa mi sto perdendo? Comandi porta. Ecco cos'era. Ora qui è... Ah, fantastico, ok. M358 della Talon, che non so perché stia qua. Questa è una nuova pistola. Pesa sempre tantissimo, fa tantissimo danno, ma... non è proprio cosa al momento. Ok. Tra l'altro poi mi dovrei segnare di potenziare la Phalanx, iniziare a potenziare un po' le main weapon che sceglierò per i miei della squadra. Sergente Kurie Shou, capitano Yan Mao. Ho preso la prova 177504, così può vedere con i suoi occhi. Abbiamo catturato il tizio che la stava assemblando nei bagni della Torre 110. L'aveva smontata per superare i controlli. La canna metallica in un factotum svuotato, l'ezo in uno spazzolino Cision. Tutto il resto era di plastica o ceramica. Non sembra appartenere a una banda ed era vestito come gran parte degli impiegati della Torre 110. Il suo ID era fasullo. Abbiamo dei dati che risalgono all'emissione della sua tessera medica, ma prima dell'ora vuoto assoluta. Non può trattarsi di una coincidenza, è un assassino professionista e non agisce da sola. Da solo. C'è gente che contrabbanda Talon in tutta la stazione. Al pattugliamento lo sanno, anche al crimine organizzato. Lo sanno tutti. L'unico che fa finta di nulla è il maggiore. Dove diavolo sono gli affari interni quando servono? Perché non aprono un'indagine alla dogana? Il maggiore era la talpa di Cerberus. A Los Angeles o Hong Kong non prenderebbero queste cose tanto alla leggera. Il maggiore dice che non vuole screditare la polizia per colpa di un pazzo con una pistola, ma qui non parliamo di un singolo. Lo dica all'esecutore. Se questi sono i nostri controlli, tanto vale lasciarli agire indisturbati. Qui c'è roba che puzza. Qui c'è roba che puzza assai, ok. Ma la porta lì ancora non è stata sbloccata, temo. Esatto. Siamo costretti a tornare indietro? È questo che ci stanno dicendo? Ah no, di là si può passare, ok. Si può passare di là adesso, ok. Mamma mia! Cioè, li rendo veramente a brandelli. Forse è troppo potente quest'arma. Cioè, oddio. Cioè, brandelli, proprio esplosioni di corpi. Dovremmo essere vicini ormai. Sembra che lo scontro si sia concluso. Non lo so perché l'SSC, ma perché forse c'era qualcuno. No! Non devi scendere. Non devi scendere. Tu sei sceso invece, maledetto. Fumogeni, ma dovremmo riuscire a... A te ad una bomba. Ok. È fantastico che si riescano a eliminare i nemici quando ancora sono in procinto di arrivare. Poverini. Sono davvero un pizzico troppo forte per loro. Di lì è bloccato. Qui abbiamo qualcosa. Perforante 2. Se arriveremo a un buon livello di perforante qui potremmo anche pensare di utilizzare la mod senza aumento di peso. Qui dovremmo sbloccarlo. IV della porta. Non potremmo forzare l'IV della porta. Certo, avrei dovuto portare Ida forse per questo, ma... Ok. Pronti? Perché con la pistola? Bailey, sembra che abbiano ucciso l'esecutore e i due guardie del corpo Salarian. No, non l'abbiamo ancora visto il corpo. Forse è in ostaggio, o forse... Ah, aspetta, lì c'era qualcuno invisibile. L'ho trovato. Sembra sana e salva. Portala al sicuro. Attenzione. Questo non è un semplice phantom. Questo è un assassino molto più serio.
Non no. pensarci neanche. Shepard, ci ucciderà tutti. No, questo a me è no. da vedere. A te è probabile. Udina ha organizzato un colpo di stato, i consiglieri sono in casa. Udina? Questo non... cioè, tendo a crederci visto che è un infame quell'essere, l'ho sempre detto. È finita. No, il bello inizia ora. Grande Tain. No, oddio, è indebolito Tain però. Ah. Immagino non fosse solo questo. È molto figo come assassino questo qua comunque. Ma Tain non è da meno, ragazzo, su. Wow, grande Tain. Mi mancavi un sacco. È stato colpito? Oh, diavolo. Qualcuno salvi te nel frattempo. Non seguitemi tutti, voi pensate a Tain, qui ci penso io. Oppure no. Certo, usiamo la pistolina invece che sparargli con un colpo di Black Widow in testa. Tain, stai giù, buono. Quanto è grave? Molto grave. Ho tempo. Prendilo. No, non sono d'accordo. Serve assistenza medica. E io devo occuparmi di un assassino. Sarà sulle tracce del resto del consiglio. Sparga la voce. Udina vuole prendere il potere. Devo raggiungere i consiglieri. Udina vuole prendere... tipo Palpatine. Mi stanno scortando a una navetta nel Presidium. Inizia a guidare. Cercherò di contattarli. Non possiamo lasciare te in così. Che chiamo l'ambulanza e me ne vado? Ho scoperto la posizione del consiglio. La invio alla tua auto. Ottimo lavoro, Bailey. Ci siamo quasi. Sarebbe stato molto simpatico se avesse dato una craniata a qualcosa. Potremmo alzare noi un po' l'astronave, no? Sì, comunque tutto questo è molto Star Wars. Capisco. Biotico. Da quale accademia l'hanno preso questo ragazzo? Non da quella di Jack. Ovviamente con un Phantom. Questo potrebbe essere un problema, vero? Oh, diavolo. Ok, siamo davanti a un negozio sportivo. Yeah. Davvero? Sono a piedi ora. È riuscito a contattare il consiglio? Negativo. Le loro guardie sono morte. Ma ricevo ancora segni vitali dai transponder del consiglio. Deve essere una maledizione. All'hangar navette sopra Shalmar Plaza. Udina è con loro. Ovviamente. Bastardi! Se riesce a farli a tiro di quell'assassino, è finita. Liscio. Sto arrivando. E il Phantom non ha più... non ha più vita. Mettiamola così. Aspetta che ho sempre un po' di rinculo dopo il primo colpo. Sto dicendo, sembra una maledizione. Il consiglio con noi tende a morire. Certo, era una nostra opzione non farlo morire probabilmente, ma non sapevamo a cosa stavamo andando incontro. Ragazze, su via, così esposti. Io posso andare in giro esposto, ma io sono un pizzico più forte di voi. Anche se hanno un bel colpo, eh. Bel colpo caricato di una Nemesi. In faccia lo senti tutto. Veramente. Shalmar Plaza. Di là. Qui hanno già fatto una bella strage di civili, eh. Dovranno pagare anche per questo. Spero che voi riusciate a scappare, ma... sì. Bene. Qualcosa qui dentro? Sai cosa hai bisogno? Vuoi
c'è un Anar? Non so, non so. Andiamo avanti. Continuate così, eh? L'effetto simile a quelli generati dai loro palmi causa strane rivelazioni di energia oscura. Il Phantom. Vuoi che gli tagli una mano per te, dottoressa? Ma stai lontana! Accelera. Stai buona anche tu, grazie. Ancora altra gente. Ehi, vabbè. Nulla. No scope. Ok. Avete un bel po' di cose per cui meritate di essere uccisi. Quindi mi scuserete se non ho molti rimpianti mentre vi sparo a bruciapelo. Non c'era nessun motivo di uccidere tutti questi civili. Non è neanche questo il vostro scopo. Per il bene della terra, dicono. Il bene della terra dove? Il bene dell'umanità dove? Ci stanno sempre solo rimando contro. Appena facciamo un passo avanti, loro fanno di tutto per farci tornare indietro. Quindi dov'è? Dov'è il bene dell'umanità? Eh? Questa cosa davvero non ha senso. Loro non vogliono il bene dell'umanità, vogliono il controllo dell'umanità. Che secondo loro è il bene perché l'umanità non sa gestirsi da sola, forse? O perché bisogna utilizzare i razziatori? Stolti. Soldi. Questo è bene. Ma da qua non si va da nessuna parte. Di qua. Abbiamo visibilità su qualche nemico da qua? No, usciranno tutti dopo che noi saremo avanzati. Ecco, appunto. Sono alla Shalmar Plaza. Colpitelo. Consiglio dov'è? In un ascensore. Stanno cercando di raggiungere il molo della navetta. C'è qualcuno che li segue. E ha una spada. Magnifico. È ancora in piedi? Qualcuno che li segue ha una spada. Pure questo non ci stupisce particolarmente. Sali sull'ascensore. Si è riparato nel punto peggiore che si potesse scegliere. Venite da me, ragazzi, non andate da soli. Oh, qui le cose stanno per cambiare molto, eh. Qui, signori, siamo già in punti che conosciamo piuttosto bene. La cittadella. Questo dovrebbe essere un po' la nostra casa ormai, è il punto dove torniamo sempre. E la stanno devastando. Prima erano stati i razziatori. Ok. Ce lo si può aspettare, ma Cerberus, gli umani. Tra l'altro questo è il modo in cui vogliamo essere viste tutte le altre razze, no? Ma a Cerberus delle altre razze non interessa. Dobbiamo essere noi umani quindi a risolvere il problema. Sarebbe imbarazzante altrimenti. Figurarsi. Brava Liara. Non si è mai visto qualcuno impugnare un fucile di precisione in quel modo. D'accordo, sono nel condotto. Tienici forte, sarà un'ascesa veloce. Oh diavolo. Dimmi che quell'assassino non ha raggiunto il consiglio. Ci sta provando, ma faccio in modo che l'ascensore si fermi ad ogni piano. Bravo. Bravo. Ho trovato il nostro amico. Ferma il suo ascensore. C'è un condotto energetico sotto. Lo sto lisciando? No, l'ho preso. Oh diavolo. Non riesco a mirare bene. Fregato. Questo è il nostro condotto energetico. Non riesco a vedere. Dove? Da qua. Dai che è quasi morta. Possiamo distruggere il condotto energetico. Immagino che quella fosse la loro fermata. Shepard, pessime notizie. A
Capirai che novità. Quell'assassino è salito su un altro ascensore e mi ha escluso dai controlli. Ovviamente. Salendo, io non posso fermarmi. Sarà salito sul nostro ascensore, conoscendo la nostra fortuna. Ancora? Fatto. Come diavolo fa a essere così veloce ad ogni modo? Shepard. Sì, già sto guardando. Mi vedo, saltate. Ah, dobbiamo essere noi ad andare là. Ok. Oh, ecco Ashley. Tiratori, state giù. Siamo noi, Ashley. Buona. Ashley, ascoltami. Sta mandando in bocca gli assassini. Ha colpito la navetta. Torniamo all'ascensore. Shepard. Già, il problema è Odina. Shepard ci sta bloccando la fuga. È dalla parte dei cervi. Pure? Fate tutti attenzione. Shepard. Cosa sta succedendo? E Ashley già ha dei dubbi quando... da quando siamo andati su Cerberus. Con Cerberus. Andiamo, Ash, dovresti conoscermi. Conoscevo Shepard. È vero. Ma prima di Cerberus. Adesso non so con chi ho a che fare. Non c'è tempo per trattare, siete stati tutti ingannati. Dietro quest'attacco c'è Udina. Me l'ha confermato il consigliere Salarian. Per favore, non hai alcuna prova. Come al solito. Ci sono soldati di Cerberus nel pozzo dell'ascensore. Se quella porta si apre, vi uccideranno. Ciò che dice Shepard è possibile. Improbabile, ma possibile. Non abbiamo tempo per discutere. Se certo. Siamo morti. Ora disattivo la serratura. Udina, io non vedo l'ora di ucciderti. Sento che me ne pentirò. Spara, Udina, brava Ashley. No, non lo farai. Udina! Allontanati dal terminale. Stava per aprire le porte. Al diavolo. Ero sicuro. Che diavolo ci sta a fare? No. Attenzione. Spara. Oh. Erano secoli che volevo farlo. Via il consiglio e copriamo la porta. Erano secoli che volevo farlo. Maledizione. La porta. Bene? Ma oh diavolo! Ho fatto il più in fretta possibile, Shepard. Sembra che tu ti sia già occupato di tutto. A modo mio. Dunque, è vero. Eravamo in pericolo. Ma non capisco. Ha detto che Cerberus era qui. Era così, infatti. Cerberus era qui, ma si sono ritirati nelle gallerie dei custodi quando hanno saputo che stavamo arrivando. Mi dispiace, consigliere. Per dirla breve, Shepard vi ha appena salvati. Le sono debitore, Shepard. Per le nostre vite e per l'accordo che ha stretto con il Primarca e i Krogan. Adesso mi date credito. Già. Purtroppo ci è voluto questo per convincervi. Non commetteremo di nuovo lo stesso errore. Lo spero. Shepard, sa spiegarci che c'è dietro l'attacco di Cerberus? Sinceramente, no. Esatto, non ne ho idea. Ma intendo scoprirlo. Ok, gente. I capi sono stati evacuati e abbiamo una galleria e un milione di altri posti da sgombrare. Muoversi. Ci sono delle riprese molto particolari, noto. Qualcosa che non tornava. E con questo ragazzone vorrei parlarci di più. Sì. Il nostro piano è fallito. Kylan. La cittadella è ancora in mano al consiglio e Udina è morto. Udina era sacrificabile. Sì, anche per me. E adesso? Abbiamo altri piani in atto. Te ne parlerò al tuo ritorno. Non pensavo che Shepard potesse tenerti testa, Lang. Non succederà più. Vedremo. Vedremo. Io che dico lo stesso di quello... No, io sono meglio dell'uomo misterioso, signori. Non confondetemi con l'uomo misterioso. Abbiamo esaminato ogni centimetro di queste gallerie, Shepard. Cerberus è a dir poco sfuggente. Gli piace combattere, si farà vivo.
Non la trovo una prospettiva rassicurante. Beh. Non possiamo nemmeno identificarlo. Ha immesso un IV nel sistema della cittadella, cancellando tutte le immagini che lo ritraevano. Molto furbo. Evidentemente non era certo del piano di Udina. A proposito, il tuo amico Tain è all'Huerta Memorial. Devono operarlo. Pare ci siano delle... Figurarsi. Pensi che ce la farà? Ho sentito che non hanno molto sangue di Drell sulla cittadella. Ho contattato il suo parente più prossimo, suo figlio, Koliath, vero? Lui ha un sangue compatibile, ma non so se è arrivato in tempo. La strada per l'ospedale dovrebbe essere libera da Cerberus. Se vuoi vederlo, ti conviene andare ora. Certo. Ci farò un salto. Ah, digli che il consigliere Salarian lo considera un eroe. Non so, forse si sentirà meglio. Immagino che si potrà sentire meglio, considerando che, insomma, da quando non è più uno strumento ma sceglie da solo le proprie battaglie, ha fatto un sacco di bene. E questo è un qualcosa in più. Ci potete dire altro, Bailey? Ah, c'è così tanto da rimettere in piedi dopo l'attacco di Cerberus. Stiamo comprendendo solo ora cos'è accaduto. Udina è in combutta con Cerberus, che cerca di assassinare il Consiglio. Questi sono giorni oscuri per tutti noi. Pensavo l'avessero ricoverata. Se posso respirare, posso lavorare. Chiaro. Probabilmente non ho mai subito una ferita così grave. Il che direi che si addice allo stato della galassia. Ma se Cerberus si illude che basti qualche colpo a mettermi fuori combattimento, beh, si sbaglia di grosso. Ti ho sentito davvero molto sofferente, ma ok. Questa stazione è difendibile? Abbiamo sistemato le falle della sicurezza interna, ma siamo pericolosamente a corto di personale. Stiamo controllando la nostra gente per capire se Udina ha agito da solo, ma ci vuole del tempo. Non penso fosse tutto da solo. Considerato, siamo ancora vulnerabili, ma credo che abbiamo preso le giuste decisioni. E non l'aveva mai sospettato mentre era al servizio di Udina? Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di strano. Oh beh, anch'io. Ma alla fine quel traditore bastardo è riuscito a fregarmi, a farmi passare per idiota. E penso ha ragione. Ora è morto, Bailey. Al contrario di lei. Solo grazie a te. Senza di te, Udina e Cerberus ora ballerebbero sulla mia tomba. Ha avuto qualche notizia della sua famiglia? Nulla. Ho sempre pensato che avrei potuto dire un paio di cose alla mia ex moglie. E i miei figli, sulla Terra. Dovevo andare a trovarli. La prima vacanza in tanti anni. Ma ho dovuto annullare tutto dopo la promozione. E ora non si sa se sono vivi o morti. Non perda la speranza, Bailey. Grazie, Shepard. Cerco di pensarci il meno possibile. La cittadella come reagisce alla guerra? Alla fine la guerra ci è piombata addosso. È peggio di quanto credessimo, nonostante siamo stati addestrati ad attenderci l'inatteso. Dopo la cospirazione, la gente tende a chiudersi in se stessa. Ho sentito molti pregare e piangere. È giusto. Dicono che questa è la guerra che porrà fine a tutte le guerre. E per quanto ho visto, non posso dargli torto. Non è ancora finita. Buona fortuna, Bailey. Anche a te, Shepard. Ovviamente non è ancora finita. Per certi versi, sta ancora per iniziare.